1.400 manifestanti stanno tenendo col fiato sospeso i torinesi, una città blindata già da stamane, chiusi molti negozi del centro, fra poco le dirette dai cortei. Buonasera al telegiornale del Piemonte. Dunque, apriamo con il corteo degli anarchici. 1.400 manifestanti hanno sfilato per tutto il pomeriggio lungo le strade del centro di Torino, una città blindata già da stamane con negozi chiusi, serrande abbassate, centinaia di uomini delle forze dell'ordine in assetto antisommossa. Allora, ci colleghiamo in diretta da Barriera di Milano con Marcia De Giuli. Buonasera, qui siamo in via Aosta. La buona notizia è che finora non si registrano scontri, quindi le forze dell'ordine in massiccia presenza hanno garantito la sicurezza di Torino fino a questo momento. Ma guardate qui, guardate, con l'aiuto dell'operatore vi mostriamo tutto quanto hanno abbandonato gli anarchici che nell'edizione delle 14 vi abbiamo mostrato qui, bloccati dalla polizia, identificati. Questo è quanto hanno abbandonato. Vedete vari caschi, maschere antigas, oggetti, eccola qua, oggetti vari contundenti, appunto lasciati qui perché in questo momento la polizia ha lasciato che defluissero queste persone, appunto ormai prive della possibilità di nuocere. Guardate, guardate il dispiegamento delle forze dell'ordine che garantiscono appunto la sicurezza. Ecco qua, guardate, bombe, petardi, ci dicono, guardate qui, tutti questi oggetti poi saranno ovviamente analizzati dalle forze dell'ordine, intanto sono stati abbandonati qui, continua dunque nel frattempo però il corteo che è stato fatto defluire all'esterno della città, quindi non è potuto entrare in centro, non ha potuto creare danni per il momento in una città come quella di oggi, così impegnativa come era quella di Torino. E dunque però ripercorriamo proprio da questa mattina l'andamento della giornata con Martino Villosio, il servizio. Un intero pomeriggio sospeso in una calma vigile, cosparsa di tensione. Ore 15, uno dei cortei partiti da diverse zone di Torino avanza in Largo Vittorio, proveniente da Porta Susa. La polizia accompagna, una presenza silenziosa e massiccia per tutto il percorso. Davanti alla stazione di Porta Nuova si incontrano tutti i cortei, sfilano davanti alle forze dell'ordine, poi una lunga attesa sorvolata e presidiata anche dall'alto. La decisione infine di puntare verso via Aosta, dove gli agenti hanno bloccato il corteo partito da via Tollegno. Le vie del centro sono bloccate, il corteo scivola lungo Corso Vittorio e una sfilata lenta dall'Arco del Valentino verso piazza Vittorio Emanuele, ogni via laterale presidiata. In piazza Vittorio, una lunghissima barriera di mezzi, c'è anche un idrante. Il corteo sosta, riparte, i mezzi blindati ne seguono i passi andando a chiudere ogni varco, i negozi abbassano le serrande, le rialzano dopo il passaggio del corteo. Il poliziotto mi è, si è fermato più lì davanti, mi fa così, tira. Beh, più esplicito di così non si poteva. Il pericolo adesso è scampato. Adesso dovrebbe essere tutto a posto, ma si spera che adesso sia tutto, che non ci sia più niente. Mi fa star male, mi fa soffrire vedere la città così, così presidiata, insomma, non dovrebbe essere così, ecco. All'incrocio tra Corso Regina Margherita e via Napione, mentre cala la sera, tutto ancora tranquillo, la città osserva se stessa, blindata, agli incroci bloccati delle strade, dalle finestre dei palazzi. E ora ci spostiamo in un altro capo del corteo, siamo vicino al cimitero monumentale con Noemi Romeo. Allora Noemi, ci sono stati anche dei fermi e delle denunce, vero? Allora Chiara, noi ci troviamo nell'ultima parte di Corso Regio Parco, dove praticamente il corteo si è quasi smembrato. In fondo vedete ancora delle persone in fondo a questa strada e sono quelli che rimangono di un corteo fatto di migliaia di persone che ha praticamente attraversato la città. Adesso potete vedere, queste sono le forze dell'ordine, questa è la polizia che ha controllato, presidiato tutto il pomeriggio il corteo, facendoli arrivare fino a questa parte periferica della città, impedendo a loro l'accesso in centro. Lungo i muri del cimitero sono comparse alcune scritte: appendino, la scorta non ti basta, vieni a Torino e accendi un cerino. Queste sono state lasciate dagli anarchici nel loro passaggio. È stata dunque una giornata impegnativa, ci sono stati dei fermi, ci sono stati degli arresti, 4 arresti ieri, oggi invece nel quartiere Aurora.
ora sono stati fermati 100 antagonisti, quasi tutti stranieri, che erano usciti dalla scuola Salvo d'Acquisto di via Tollegno, sono stati praticamente perquisiti, ma non è stato soltanto l'unico intervento, anche al Parco del Valentino, dove si erano dati appuntamento alcuni antagonisti, 50 antagonisti sono stati controllati, e al campus Einaudi su 40 antagonisti, 20 erano di Ascatasuna e sono stati perquisiti. Queste sono, come vedete, i cellulari della polizia che stanno rientrando e che hanno praticamente presidiato il corteo fin qui, fino a questa parte dove adesso si è praticamente concluso. La linea allo studio.